eccetera. E sapete cosa le dice alla fine? Le dice: beati voi perché siete così. Dice questo, poi certo dobbiamo prendere una per una, quelle beatitudini, e snocciolarle nella vita quotidiana di ognuno di noi. Ma mi fermo un po', davvero non ci riesco ad andare avanti, non ci riesco, e lo faccio in nome di questi bambini. Sono la cosa più bella che abbia mai incontrato. C'è una cosa che rimprovero alla mia chiesa, che potrà sembrare strano anche oggi, più di qualsiasi altra, è impedirmi di poter essere fatta. E la cosa che più vorrei, veramente, e che più imploro, soprattutto quelle persone che qua continueranno a lottare, quindi, per non farsi fare del male più dall'istituzione. Me l'ero stampata, ma l'ho lasciata addirittura questa. Sono tre pensieri che non sono miei, sono sempre miei. Tre pensieri che volta a volta ad alcune persone ho consegnato un po' come. Una cosa importante. Il primo è venuto in mente ieri quando la Francesca mi ha fatto una domanda che un giornalista le aveva fatto sul mio punto. Era questa: ma qual è il libro che preferisci? Che lei, che a cui non so solamente rispondere perché non mi ricordo nemmeno. Però poi alla fine mi è venuto in mente. E la città invisibile di Italo Calvino. E nell'ultima parte del libro c'è una parte, c'è un pezzetto molto bello. Però non vi saprei ripetere con precisione, ma dove si dice fondamentalmente che
rispetto dei viventi. Quello che è importante non è tanto negare questi inferni, quanto non dargli spazio. Imparare invece a scorgere in quell'inferno ciò che è paradiso e dare spazio a quello. Io questo l'ho toccato con mano, ho visto le piagge, le persone nel loro inferno sono stato il mio paradiso. Ciò che conta è dargli spazio, e dargli spazio davvero. Un'altra espressione di una frase di un uomo che mi piace sempre ricordare, che si chiama Luigi Pintor, o Pintor, che dice che non c'è cosa più bella, più importante nella vita da fare. E chinarsi perché qualcuno abbracciandosi possa rialzarsi. E questo è quello che ho sempre sentito dover fare. Chinarsi per riconoscere la verità dell'altro al marciapiede della sua storia. Lasciare che ti possa abbracciare. Perché tu puoi essere soltanto un appoggio per quell'abbraccio. Per poi rialzarsi e poi fare in modo che quella persona, così com'è, con il suo nome, la sua storia, possa rialzarsi. L'altra è un pensiero di Gandhi, che è stato riportato da Gianluca su quella bella cosa che ha scritto sulla prima pagina di Antarctica. Che è il talismano di Gandhi, diciamo. Che Gianluca ha usato in titolare il talismano di Alessandro, che è il talismano fino a poco. E Gandhi che dice vi darò un talismano. Quando vedrete, quando sarete dentro la vostra vita, la vostra storia, e dovete scegliere. Da che parte stare, che passo fare, domandatevi quel passo che farete, come sarà sentito e che conseguenze potrà avere nel cuore e nella vita degli altri. Facendo così vedrete il vostro io dissolversi e finalmente entrerete nel per sempre, nell'eterno del Vangelo, che vuol dire fare spazio all'altro. E fare in modo di perdere la vita perché abbiano la vita, che è il paradosso più profondo di un uomo chiamato Gesù, figlio di Dio, che non si formula mai per quell'amore smisurato che ha sempre avuto e che vi invito a tenere sempre come compagno di strada, possibilmente buttando via religioni, chiese, istituzioni, preti, mattine. Quel talismano